Una notte dormito come un ghiro. Ragazzi, mi raccomando, iscriviamoci al canale, tutto gratis. Sarà sempre tutto gratis qui, ve lo prometto. E attiviamo la campanellina. Allora, siccome hanno sempre tutti delle esclusive edizioni straordinarie, io non ho mai nulla, io non sono un insider, non ho bombe contro bombe, edizioni straordinarie. E poi sono sempre i soliti, diciamo, sono sempre i soliti scoop, no? Parlo in generale. Ho uno scoop di Pioli a fine partita negli spogliatoi. Prego, buon ascolto. Anni, se figure di merda non le fai parte, mi venite a chiedere pure per voi siete una banda di pezzi di merda, oltre che siete lo scandalosissimo paletti di voi. È chiaro, no? È chiaro, voi siete delle merde uguale! Con una squadra di promozione, dovete parlate solo, voi parlate solo, voi, scusami, esce voi parlate solo, voi siete scandalosi, voi siete vergognosi, voi parlate, tu, voi camminate in mezzo a te, contro una squadra di promozione, perché parecchi di voi non possono giocare nemmeno in questa squadra. Nemmeno nulla contro me, contro il giocatore di domani vi dite a che ora dovete arrivare al campo. Il primo che fiata giro sui figli di calcio contro una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete degni! La squadra di promozione! Io vi squarto! Se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto. A quanti più ce ne state? A parlare, siete scandalosi! Non siete in grado di superare nell'uno contro uno un giocatore di promozione. Siete lo scandalo! E questo è Pioli ieri sera a fine partita, che ha detto però i primi 3 minuti abbiamo dominato, sì. Peccato dura 100 minuti una partita. Fatto spengere il telefono a tanta gente. A questa ragazzi bisogna dire sempre quello che il campo sentenzia alla fine, perché è il campo che dà i risultati, cioè il campo e ti dice cosa sta accadendo. Questa è un'Inter affidabile, per il terzo anno c'è lo stesso allenatore e questo è un vantaggio che abbiamo rispetto a tutte le altre squadre, anche perché lo stesso Napoli, che non è riuscita a sostituire Kim, ma fondamentalmente la stessa squadra, sembra una squadra proprio persa, cioè che non, sembra che lo stesso Napoli non sappia più giocare, la Roma non è ai nostri livelli, quindi questa è un'Inter per il campo italiano, per il campionato italiano molto molto pericolosa. Secondo me è una delle migliori squadre sicuramente a livello di rosa, anche per quello che concerne la rosa, oltre l'affidabilità, sta diventando un'Inter prevedibile, ma prevedibile nello score finale. Anche a livello di rosa, hai tolto gente come Gosens, come Lukaku, che con Inzaghi non c'entrava nulla. Ve lo ricordate quando ve lo dicevo? Gosens, non lo prendiamo, Gosens dall'Atalanta, ve lo ricordate? Anche quello lì, Giuse, ma cosa stai dicendo? Il migliore esterno non c'entra nulla con Inzaghi. E poi ha dei problemi fisici. Lukaku ora me lo state scrivendo tutti. Lukaku, quante volte ho detto lasciamolo perdere? E poi c'è il mio uomo. Il mio uomo è Ticus, Turam. Chiedete scusa a quelli che hanno avuto il coraggio di dire Turam è una pippa, che Turam non segna. Turam segna più di Arnautovic. I numeri parlano chiaro. Questo è un ragazzo che ha fatto doppietta in Champions al Real Madrid 3 anni fa, che ha fatto impazzire anche la difesa dell'Inter, se vi ricordate, da solo, con Skriniar e De Vrij, c'era Spalletti a 4. Ma di cosa ragionate? Ora faccio un paragone forte. Adriano, te lo ricordi? Adriano poteva decidere di sorpassare l'avversario solamente in una maniera, travolgendoti fisicamente. Adriano ti travolgeva, difficilmente lo vedevi che scartava o che ti andava via con la tecnica. Thuram può decidere di massacrare i difensori in due modi: o ti travolge fisicamente o ti fa fuori con la tecnica. Attenzione,
questo è un giocatore clamoroso. Io ci ho sempre creduto perché io guardo la Bundesliga ed è per quello che l'ho sempre voluto all'Inter. Ne parlo da circa 3 anni di Thuram, perché lo conoscevo bene, perché sapevo che margini di miglioramento che ha questo giocatore. E questo giocatore, la sua fortuna poi è quella di trovare Inzaghi, perché vedrete che con Inzaghi lui migliorerà anche sotto porta, come tanti attaccanti sono migliorati con Inzaghi. Dall'altro, qui si sta parlando di un Inter composta con mercati, di un Inter fatta con dei mercati al ribasso, con delle riduzioni degli ingaggi. Quindi questa è un'altra cosa che bisogna riconoscere. E hanno tirato su una rosa. Io questo, vabbè, lo dicevo da prima, da dopoclasse, ho detto che la rosa è molto buona. E hanno tirato fuori una rosa veramente buona. Ho dei dubbi su Arnautovic, ho dei dubbi su Sanchez, quelli mi rimangono per ora. Di Arnautovic non mi piace l'atteggiamento, lo vedo pesante, lo vedo che si ciondola in campo, ha ripulito una palla e si era inserito bene nel gol. Poi dopo, in quella mezz'ora, secondo me, se vuole giocare titolare, perché ricordatelo, Arnautovic vuole giocare titolare, se vuole giocare titolare deve fare un po' di più. Non giocherà mai titolare, ovviamente, perché Thuram è di 6-7 pianeti diversi rispetto a lui. Ma la partita di Lautaro Martinez, da gregario, da combattente, da gladiatore, ho visto un gesto bellissimo, nessuno l'ha sottolineato. Guarda in faccia Çalhanoğlu come per dire: il capitano, me lo faresti battere a me? E Çalhanoğlu dice: no, no, lo batto io perché contro il Milan a lui piace fare gol. Lascia anche il rigore a Çalhanoğlu, a partita già quasi decisa. Guardate come quando la faccia di Lautaro che è in terra guarda Çalhanoğlu per dire: dai, fammelo battere. Gli lascia anche il rigore. Lautaro versione guerriero, fantastico, commovente. Anche qui c'è la gente che lo offendeva fino a 2 anni fa. Lautaro non segna, sbaglia troppi gol. E anche lì, ma come fai a offendere un giocatore come Lautaro? Ragazzi, ma fate altre cose, non le guardate le partite dell'Inter. Non voglio dare patenti, sono l'ultimo in grado di dare patenti, ma non esiste. Poi c'è un giocatore, anche qui, quante volte l'ho sentito ritirare. C'è un giocatore che ha quel ritmo gamba standardizzato, come dice anche Michele, c'è quel giocatore che ha quel ritmo gamba standardizzato, va bene, che ha un'intelligenza tattica fuori dal comune, va bene, che ha un giro palla velocissimo, che ha una personalità da grandissimo giocatore, che ha una tecnica sopraffina, 2 gol e un assist. Signori, è Pippo Franco Mkhitaryan. Giocatore clamoroso, infatti l'Inter gli rinnova 1 anno. In questo caso, io sono sempre contro gli over 30, lo sapete, ma in questo caso sono d'accordo. Rinnovare a Mkhitaryan, un calciatore che corre per 90 minuti a 34 anni, una tecnica sopraffina, 2 gol e un assist. C'era qualcuno che diceva: vale una squadra di metà classifica. L'ho detto, non guardate questo, guardate MasterChef, come si fa a dire queste cose? Questi sono grandi calciatori. Acerbi non gioca da 3-4 mesi, si rimette in tasca un'altra volta Giroud. Ragazzi, quindi l'Inter ormai è affidabile, è una squadra rodata, è una squadra feroce, è una squadra che gioca un po' più in contropiede, che ha abbassato il baricentro. È una squadra che ieri, e concludo il video dicendo, io per un periodo sono stato molto sdegnato grazie a questa proprietà, ma ieri dopo tantissimo tempo mi sono divertito a guardare l'Inter e ho goduto, a parte il risultato. Ho visto proprio anche a livello tattico Inzaghi che comunque decide di fare densità a centrocampo per far spostare il Milan sulle fasce. Io dico: ma come, gli concedi le fasce? E poi dopo si è capito perché gli ha concesso le fasce. Quindi ragazzi, molto 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 bene. Iscrizione al canale, se vi è piaciuto il video mettete un like al video, ci becchiamo presto. Ciao Inter, ciao Piolino, a casa.